Esercenti arrabbiati e molte saracinesche chiuse oggi nella zona di Via Caronda. A causa di lavori dell'Enel, infatti, l'energia elettrica mancherà o sarà erogata a singhiozzo dalle 9 di questa mattina fino alle 16.30. Alcune botteghe non hanno proprio lavorato, altre sono aperte soltanto per avvisare la clientela, altre ancora stanno lavorando in parte, come il fruttivendolo e l'edicolante, altri si sono dovuti attrezzare per non far deperire la merce. Quel signore si è dovuto comprare il motore a scoppio per la pasticceria. Ha speso 150 euro. Io ce l'ho dico la ferma perché logicamente i clienti non scendono perché l'ascensore non funziona. Mi dica lei, io ho alzato dalle 5 e poi continuo a lavorare per non incassare. Il modo di fare i lavori, perché la notte che non si può lavorare quando ci sono questi problemi. Si può fare dalle 6, dalle ore 18 fino a quando non finisce, non creare problemi agli esercenti. Non è che vi hanno avvisato? Due giorni prima. È passato un dipendente, ha messo questo avviso, anzi addirittura era anche carente di queste lettere. Perché Aurora l'ho avvisato io, che non aveva più lettere. Quindi se no dopo Urazzo apriva oggi e poi all'improvviso mancava la voce. La zona interessata è abbastanza ampia e comprende alcuni tratti delle vie Caronda, appunto Palazzotto, Rosso di San Secondo, Ingegnere, Fusco, Fimia e Via Grazia dell'Edda. C'è chi a denti stretti sussurra dovremmo chiedere i danni e chi non può rilasciare interviste perché in un modo o nell'altro sta lavorando, anche se in modo limitato. Sembra comunque che a partire dalle 16.30 l'energia elettrica dovrebbe tornare definitivamente. Alcuni sono già disposti a lavorare oltre l'orario pur di accontentare la clientela.